Ciao a tutti! Eccoci qua, da Barber, Vittorio e Sabrina. Passato un po' di tempo, rimettiamo a posto il taglio. Facciamo il primo taglio che abbiamo fatto proprio i primi video quando da lungo è passata corta. Tanti anni fa. 5 anni fa. Quindi, passato tanto tempo, Air Forum ha chiuso. Adesso ci troviamo su Air qualcosa. Air World. Ci sono tante persone che hanno chiesto poi l'indirizzo del nuovo forum. Ce l'ho. Quando è? Si mandano. Da parte un po' di gente l'abbiamo già mandata. Cioè mandata. Detto così, aspetta un attimo che mi prude il naso. Non ci posso fare niente. Prude. Quando prude. Gatta. Allora, vediamo di rimettere in sesto, di dare una linea a questi capelli cresciuti. Tanto cresciuti. E noi li sistemiamo. Ci siamo nel video, sì? Noi sistemiamo le cose. Rasatura della nuca, bella sfumatura, bella posta, come piace a noi, e la lunghezza sopra. Dolore. Sì, ogni tanto basta un capello che si pizzica e dà fastidio, vero che dà fastidio? Vagamente da fastidio, su. Tanta scena. Un po' di sana sofferenza, su. No, perché a me non piace. No, a me non dispiace. A me invece non piace. Quella degli altri non mi dispiace, assolutamente. Allora, vediamo di sistemare questi. Perché il capello di Sabrina è diventato più discolo. Più duro, più difficile da gestire, ma noi lo sistemiamo a dovere, nemmeno. Allora, abbassami bene. Come sempre, parrucchiere, truccatore, operatore, tecnico luci, tutto il barber. Quando c'è bisogno di qualcuno, il cele non c'è, l'altro non c'è. Dai, veramente il cele non gli ho neanche telefonato, meno male, a rompere le scatole alla gente di sabato, anche di domenica. Poi siamo di partenza, è stata una cosa abbastanza veloce, la cosa decisa e fatta. Come dice quella là, cotta e mangiata. Siamo di partenza, andiamo, se c'è qualche amico della Puglia, siamo in Puglia. Buongiorno Sabrina. Buongiorno. Perché non favella? Perché stai parlando tu. Ah. Se parli tu, perché devo parlare io? Hai anche ragione. Hai anche ragione, lascia perdere, sono una volta che sta zitto. Assolutamente da condividere il pensiero di Sabrina. Avrei dovuto farmi la borsa dell'acqua calda. Lei dice che c'ha freddo. Fa freddo? Non lei dice fa freddo. Io ho caldo, quindi. Ci saranno 10 gradi fuori. Fuori? Infatti noi siamo dentro. Non importa, è già Polo Nord. Sì, Polo Nord. Abbiamo anche il Nando, se c'è in, che ci sta dando una mano. Ciao Nando. Adesso, attenzione all'urlo. Successo niente. Non fare cine. Allora. Iniziamo subito col dare la forma qua davanti.
che poi rifinirò con la forbice come sempre, però almeno per capire le lunghezze. Voilà. Queste sono le lunghezze che ci interessa mantenere, poi lavorandole darò la forma che mi serve. Sempre tanto freddo? No, incomincio a stare meglio. Adesso si tolgono i capelli, lei sta meglio. No, sarà una coperta di lana che si stessa. Sì, va bene. Come le vecchiette. Iniziamo ad avere una certa età. Iniziamo, perché parli il plurale? Perché come passa per me il tempo, passa per te. Zitto. Passa per tutti. Giù. Non ce l'avrei mica con il povero vecchio Cele, il pensionato. No, proprio guarda, non pensavo a lui. Giù. No? No. Che pensavi? Chi c'è qui in questa stanza? Giù. Smettila. Giù, stai giù. Almeno che tu non abbia il collo a molla. O sai come le anzianotte che non riescono più a piegare il collo. È un po' incriccato il mio collo. Vedi che c'avevo ragione allora. Sabrina, a una certa età. Bei tempi quando si facevano i video, giovine, rasata, con i capelli corti. Molto più corti. Non ti ho chiesto una permanente, mi stai facendo un taglio corto, quindi non è che ci sia differenza fra adesso e prima. L'unica differenza è che è passato qualche anno. Sì, sì. C'è qualche capello bianco in più. Qualche. Bianco in più, sì, sì. Qualche chilo in più. Sì, sì, sì. Sì, sì. Qualche ruga in più. Sì, sì. Però vedi, abbiamo solo acquistato cose in più negli anni. Sì, sì. Tu hai perso qualcosa negli anni? La pazienza. Non hai mai avuto la pazienza? Sì. Se così non fosse, non vedrei questi 5 anni di convivenza con una certa Sabrina. Sì, santo subito. Comunque, tornando sì, a noi. Infatti, ti sta nascendo la roba, come si chiama? La roba, sì. La rotonda che è sulla testa. Hai anche un'altra cosa in più, Alzheimer. L'aureola, vedi, non mi vedo. L'aureola. L'aureola. Sì. Tra le cose in più, la signora Sabrina c'ha anche questa cosa. Mi togli i suoi capelli dal rossetto. Devi fare così perché ho tolto i capelli dal rossetto. Io sono una persona delicata. Sì. Come un bocciolo. Sì. Delicatissima. Sì. Faresti mai del male un bocciolo? Sì. Ero convinto che suonava il telefono in questo momento. In questo momento. Basta che lo capovolgi. Smette, lo butto per terra. No. Se pigio sopra il rosso e non si spegne, qualche problema ci sarà. Ah, funziona così. Pigiare, cioè, se accende un coso rosso, ti dice telefonata rifiutata, pigi sopra, non funziona. Va bene. Tecnologia maledetta con tecnologia. Io la odio la tecnologia. Le cose bene si fanno a mano. Allora la prossima volta che ti metti davanti al computer, te lo ricordo. In che senso?
quando vuoi fare i giochini al computer, te lo ricordo? Prova a farli a mano i giochini. Mettiti lì Una a volta si giocare giocava con un'altra cosa, con le però mele, dire. con le pere, le banane che scendono E le e. banane te le tiro, se vuoi. Infatti non è bello, perché una volta sinceramente si vedeva più persone, perché non avendo i giochini in casa la gente usciva di più, come era anche giusto che fosse. Si socializzava molto di più. Ti voglio vedere a 60 anni andare in discoteca e a uscire di nuovo. No, adesso in discoteca non ci andrei più come una volta. Vedi? Ma perché non mi diverte? Se mi fa divertire, se ancora ci vado e comodo. Non è una questione di tenuta, eh. Le 6 del mattino si fanno comunque. Perché non è più divertente, quindi cosa ci sto a fare fino alle 6 del mattino in discoteca se non mi diverto, sono pieno. Come tanti che vanno in discoteca, fanno i fighetti, fino alle 5 e mezza, alle 6, si sono annoiati adesso. Però non fa fatica. Allora, andiamo a ritrovare la lunghezza che avevamo fatto in quel taglio. Comunque un po' mi dispiace che il buon Fire Forum abbia chiuso i battenti, anche se era un'agonia ormai protratta, così era un accanimento terapeutico, ma tanti anni passati lì, tante cose, tanti Air Forum, Air Tapis Day, si è perso un po', però ci si adegua. Compenso ogni tanto i personaggi saltano fuori, come in questo periodo abbiamo rivisto in auge con me almeno il buono Macapoccia. Col Cere ci si vede ogni tanto quando è di passaggio da queste parti, ci si sente al telefono, con anche con il buon Slice, che adesso non si chiama neanche più Slice, con i vari cambiamenti. Adesso si chiama Ivano, Giuditta, Ambrogio. Mica ci avrà problemi di identità il nostro Slice, poco poco. Noi lo prendiamo così com'è, buon Rizzo, che sia Giuditta, che sia Ivano, che sia Luca, Marisa. A noi va bene. Basta che si ride, ci si vede, si ride, si scherza e va tutto bene. Allora, piano piano torniamo. Cosa abbiamo detto? Ridimensioniamo il ciuffone decisamente. Infatti, per avere un riferimento, sono andato a rivedermi quel video che avevamo fatto 5 anni fa, per vedere più che altro le lunghezze, le linee, gli effetti da ricreare. Poi, si sa che ogni taglio è una storia a sé, quindi simile, ma non sarà mai uguale. Come è giusto che sia, anche, eh. Forbici, 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 forbici. Già che il neurone si sbatte dentro. E sai che soffro il mal d'auto? Infatti, se
Stiamo facendo il primo taglio, non lo vedete, ma siamo su una panna. No. Hai capito quello che volevo dire? Sì, io capisco tutto. Ho imparato negli anni, convivendo con te, ad accettare alcune cose e dire di sì, naturalmente, perché la prima cosa che ti insegnano quando entri e fai un corso per i disturbi mentali, di assecondare sempre il paziente. Quindi sì, siamo su una macchina e tu hai il mal d'atto. Che pazienza. Tu. Meno male che ci sono i testimoni, stiamo girando un video, che passerà ai come dicevo quell'altro, non ai posteri, ai posters. Comunque, se tra chi vede questo video ci fosse una delle fanciulle desiderose di fare dei tagli estremi, delle cose particolari, tra parenti sto vedendo adesso dei video di Clipper Shave, che ci sono, cioè, i video fanno, sono peggio dei miei, come tecnica, però ha trovato delle modelle che sopracciglia, ciglia, fanno dei grossi cambiamenti. Se invece ci fosse qualcuna curiosa, anche delle cose un po' più tranquille senza andare nell'estremo, ma dei bei tagli corti particolari, non dico rasature, ma ci starebbero pure bene, si faccia vivo. Il modo di contattarci c'è. O se qualcuna volesse, perché anche la buona Sabrina sa tagliare i capelli, poi magari con la mia supervisione, qualche fanciulla che preferisce essere, diciamo così, lavorata da Sabrina, si può fare tranquillamente. Che preferisce una barbarette, una barbiera, un po' di esperienza l'hai fatta, Sabrina, no? Sì. Quindi, macchinetta, schiuma da barba, rasoio, la sai usare? Sì, quello sì. Ecco. Quindi non siate timide. La poltrona da barbiera, ci sei? Intanto c'è il buon Nando che viene a farci una visita, esatto. Il buon Montecristo come sta? Tutto bene sull'isola? Fabi, lo stona anche lì, quello sta sempre bene, il lavoro non gli manca, gli idraulici si arricchiscono in modo vergognoso. Il cielo tra un po' sarà dove stiamo andando adesso, nel Brindisino, nella Puglia, a rimettere a posto il suo guscio di noce con lo slitter che cerca di affondare in tutti i modi. Roba capoccia va bene, nera con il coso bianco, abbiamo seguito alcune direttive di Roma Capoccia sull'apparecchiamento di Sabrina, sulla scelta delle mantelle, anche se in cuor mio la più bella rimane quella azzurra in PVC, la prima, una delle prime, morbidissime, sempre arrivata dal guardaroba di Roma Capoccia.
che di mantellini sta mettendo, devo dire. Allora, stai tutto bene, Sally? Sì, mi sto godendo il taglio. Ecco. Adesso che la temperatura dei piedi è salita a 12 gradi, faccio i piedi cupi, sempre gelati. No, io veramente. Perché le donne hanno sempre i piedi? Ho ancora freddo come se stessi fuori. Perché le donne hanno queste caratteristiche? Sappiamo che per vari motivi non sono mammiferi, ma appartengono ai rettili, come ben sappiamo. Però è sempre un mistero di come mai la loro percezione corporea è sempre di almeno 10 gradi in meno. Sempre a spese di noi poveri ometti che ci troviamo dei piedi congelati nella pancia di notte, delle mani gelate sui fianchi per scaldare le mani. Non è vero, eh? C'ho le prove. Non le faccio queste cose. C'ho le prove. Io tengo le prove. Quindi qui c'è un mix tra un buon cuti, quindi un taglio a scodella, chiamiamola così, a un bob corto, abbastanza corto, decisamente corto, personalizzato, perché è anche bello comunque abbinare delle cose non standardizzate, non proprio tipo stampino o come spesso succede da tanti parrucchieri, e devo dire che è successo parecchie volte anche da parrucchieri famosi con cui ho collaborato per il trucco o nelle sfilate, che poi nei saloni erano veramente un po' catena di montaggio, cioè vedere una sfilza di clienti uscire quasi tutte con lo stesso identico taglio, non lo trovo bellissimo, cioè torniamo al discorso, simile ma non uguale. Simile ci sta perché uno deve avere l'idea della linea, il desiderio, è giusto vedere che so io il taglio di Madonna, di cantanti, Rihanna, cose varie, e voler imitare. Però ricordiamoci sempre che ognuno ha una morfologia di viso, di caratteristiche, tipologie di capelli, dove alcuni tagli proprio non possono essere realizzati o comunque non hanno lo stesso identico effetto. Conviene dare quel minimo di personalizzazione, sempre. Assolutamente. Ora andiamo già così, abbiamo già un po' di cambiamento, eh? Siamo già su quello che era quel taglio. Ormai andiamo solo per munciti di conferma.
Non mi vedo, non posso dirti nulla. Non vedi. Ma non è che hai detto che invecchiando si acquistano cose, se le tue diottrie sono andate. Però ho acquistato un paio di occhiali. Sì. E ancora l'ottico fiorile, per quanto l'abbiamo pagato. Sì. Allora, basta bene ancora. Vado a dare una bombatura di collegamento sulle lunghezze, che lo voglio tondo qua. Capelli bianchi, proprio tanti. È sempre tra le cose che ti ha dato l'età. Per ora non ho voglia di farmi la tinta. Se capita, se si ha qualche idea poi di colore o okay, che faremo, non ci faremo una cannuta, naturalmente. Allora, avendo appena accusato adesso... Cos'hai perso? Niente. Questa qua. Ok, chiudiamo anche il disegno del contorno alla nuca. Voilà. Direi che a grandi linee ci siamo. Ci siamo quasi. Quindi abbiamo tolto un po' di lunghezza, rivisto le linee, i ciuffi. Direi che ci siamo. Abbiamo di nuovo raggiunto. Grazie. Avanti all'occhio inizia a darmi fastidio. Fastidio. Sai che sono delicata. Allora, dai. Diciamo che il secondo lavoro fa la camionara. Però è delicata, lei è delicata. Camionara delicata.
assolutamente. Si può essere camionari e delicati. Boh. Non andrai oltre, se no il video diventa troppo lungo e YouTube ci mette 3 giorni a scaricare. Puliamo solo leggermente la pelurietta in eccesso, abbassati bene. Preferisco quello di precisione così. Poi naturalmente Sabrina dopo il rasoio si lamenterà che gli dà un po' di prurito, ma ormai so già e basta non stare a sentire. Ma se prendevo la schiuma, tutto un lavoro, troppo tempo, troppo tempo. Troppo, troppo, troppo. L'orecchio liberato, una spazzolatina per vedere bene il lavoro. Piano, piano che mi irriti la pelle. Sì, con lo spazzolino, sappiate. Sai che con le setole mi fai male. Per carità, come modella non è male, io la preferisco però in questi casi quando è lei che opera, che fa la barbiera, perché così subisce lei le cose del rompiscatole del cliente di turno o della cliente di turno. Nonostante questo, quando fa la cliente, rompe. Ok. Che ne dite? Può andare? Ragazzi, salutiamo, ciao. Alla prossima. Alla prossima. Ciao amici. Ciao Roma Capoccia, ciao Cere, ciao a tutti. Non ho più la pancia, vedi che non c'ho più la pancia. Sì, vabbè.